fare i genitori, essere figli, storie riflesse, storie di vita, storie di battaglia sul fronte della disperazione per situazioni che sfuggono al nostro controllo, in cui l'indeterminazione diventa la regola, muore l'etica, muore la logica e domina lo stigma. Con Anna De Santis dal fronte del CERT, da anni impegnata, io la reputo una piccola grande eroina impegnata con passione sul fronte di una battaglia importante, perché tu, Anna, ci hai sempre messo qualcosa di più della mente, il cuore. Beh, questo tipo di lavoro non si può fare se oltre alla tecnica e oltre a un metodo, no? Che uno comunque è ovviamente deve fare, comunque c'è anche qualcosa, devi mettere anche qualcosa di tuo, devi mettere anche qualcosa che sta dentro di te. Se non ti impegni a fare questo, non c'è relazione con le persone, non c'è relazione con i familiari, non si stabilisce nessun incontro, nessuna condivisione, sia con i ragazzi sia con i familiari. Poi questo è un problema che, e se anche uno volesse fare la professione in senso così ortodosso, non ci riuscirai mai, perché le storie di vita dei ragazzi e le storie di vita dei genitori comunque ti coinvolgono perché sei una persona che vive poi la realtà di tutti i giorni anche fuori del lavoro, e sei anche come dire una professionista che di fatto ha anche fuori i suoi problemi e anche fuori la sua vita. Quindi se non ti facessi, come dire, coinvolgere quel tanto che basta per poter imprimere anche in loro la forza e il coraggio, sicuramente non andremo da nessuna parte. Ed in questo viaggio tormentato e difficile che si affronta per contrastare un fenomeno che talora sembra senza soluzione e precipita nella disperazione chi perde ogni fede nell'esistere, nella relazione, nella possibilità di un futuro. Il nemico più subdolo, lo stigma. Basta con lo stigma, Anna. Esatto. Tutti abbiamo dei problemi, tutti abbiamo problemi più o meno grandi. Purtroppo ci sono delle patologie, anche la malattia mentale una volta, no? Era una patologia e una malattia che comunque era ai limiti dell'umano, no? Si pensava che appunto fossero alienati, un tempo si chiamavano, per cui da cui poi bisogna stare lontano. Così è stata la tossicodipendenza per anni, un vizio, e quindi come tale da allontanare dalla nostra esperienza. I servizi sono nati proprio per questo, sono nati perché in qualche modo dovessero ridurre, no, anche a normalità, e quindi a sistematizzare attraverso la cura anche una patologia, perché poi dal vizio è comunque diventata una patologia che si poteva affrontare e si poteva curare. Purtroppo i genitori, che comunque sono parte, poi in qualche modo noi consideriamo parte della patologia, si sono sempre sentiti chiusi dentro la loro patologia, con la famiglia malata, con l'intera famiglia malata, così come veniva considerata anche all'esterno, per cui la grossa difficoltà di poter parlare, di poter esternalizzare quello che erano i loro vissuti. E il gruppo è nato proprio per questo, il gruppo è nato proprio perché le persone, i familiari, potessero in qualche modo sostenersi l'uno con l'altro, potessero in qualche modo trovarsi insieme e parlare di sé quando poi appunto l'esterno li rispingeva, e trovare dentro di sé nuove risorse, nuove relazioni, così come noi tutti quanti abbiamo sempre comunque nuove risorse nell'affrontare i problemi, perché lì per lì sembra mai di non averle, ma poi uno ce l'ha le risorse per affrontarle, sostenute queste risorse dagli altri e anche dagli operatori. Sicuramente lo stigma oggi non c'è più, e le famiglie oggi questo hanno rappresentato, con questo libro hanno effettivamente rappresentato l'uscir fuori, cioè uscire fuori dalla dipendenza dello stigma e dalla dipendenza del giudizio. Questa è la cosa più importante, la giornata di oggi questo rappresenta. Storie riflesse in cui i genitori riscoprono sé nella propria adolescenza perduta e non elaborata, storie in cui anche la
patologia, la malattia può spalancare risorse importanti per ricongiungersi con la vita, quella vera. Dopo tanti anni di impegno, Anna, sul fronte della battaglia contro questa realtà così subdola, così difficile da affrontare, un motivo di soddisfazione e uno spiraglio importante che senti di poter suggerire rispetto a un futuro possibile? Motivo di soddisfazione sicuramente ce ne sono, e ce l'hanno dati i ragazzi e ce l'hanno dati i genitori. Io devo dire ancora di più delle istituzioni. La soddisfazione più grande, la voglia di andare avanti e la speranza che tutto comunque dentro le famiglie possa concludersi bene viene proprio da loro, viene proprio dalla loro spinta di voler risolvere il problema. Quindi la speranza c'è sempre, come c'è sempre in tutte le cose. La mia più grande soddisfazione è venuta da loro. Io credo che ho molto più imparato rispetto a quello che ho dato, perché ho imparato come essere mamma, pur sbagliando e più sbagliando ancora, ho imparato come essere moglie, ho imparato come essere una persona soprattutto. Questo ho imparato da loro. Ed allora, Anna, con l'associazione Insieme si può fare genitori, essere figli, storie riflesse, un'occasione per leggere un libro che può insegnarci qualcosa di noi stessi per primi. Assolutamente sì, grazie.